È finita adesso la presentazione del tuo libro in maniera direi straordinaria, presentata da Gioacchino Schicchi con una presentazione molto sentita da parte di Beniamino Biondi, c'era anche il sindaco. Mi ha emozionato. E il tuo libro veramente dovrebbe essere comprato e distribuito nelle scuole. Sei una persona favolosa. E parli di una vicenda terribile. Con una freddezza impressionante, ma perché vuoi la verità? Sì, assolutamente, sono stata portata a diventare così per tutelare anche la mia parte più emotiva, no? Quindi è stato poi naturale per me chiudere da una parte tutta quella che era la mia vita passata, i ricordi, il calore dei ricordi che comunque mantengo vivi, ma ho dovuto aprire il cassetto della razionalità, io lo chiamo così. E quindi io ho scoperto anche che ogni persona tira fuori delle risorse in certi momenti della vita che mai avresti pensato di avere. E sono venute tutte fuori, semplicemente è questo. Sono fredda all'apparenza, poi in realtà ho i miei momenti di debolezza, ma cerco sempre di mantenere questo profilo perché vogliamo la verità, lo vogliamo, lo chiediamo da 5 anni e lo continueremo a chiedere finché non ci sarà data. Nella presentazione del libro, Schicchi ti ha fatto delle domande molto interessanti e molto importanti e io ho ripreso il tutto e la manderò in onda, dura penso 50 minuti. Adesso ti voglio fare due domande. I rapporti della tua famiglia con Mussari e Piccini? Allora, io Mussari non l'ho mai visto né prima né dopo la morte di David. Io ho letto che era molto amica. Finisco. David era molto amico di Mussari perché ci aveva lavorato insieme per tanti anni, quindi mia madre so che ha conosciuto Mussari dopo la morte di David. Io non l'ho mai visto, quindi io sono abituata a parlare delle cose che so e non ho mai conosciuto Mussari. Quindi io so semplicemente che il rapporto personale che David aveva, oltre che lavorativo, con Mussari ha fatto sì che il 19 febbraio del 2013 subissimo una perquisizione a casa, nonostante David non fosse indagato nel caso Anton Veneta. Quindi da non indagato David ha subito una perquisizione, contestualmente in ufficio e a casa, semplicemente perché si immaginava che David potesse fare da portavoce o fare da portaborse a Mussari. Questo non è mai stato verificato perché a casa nostra non è mai stato trovato niente. E con l'ex sindaco che ha dato, diciamo, il via a tutta questa vicenda? Io ho conosciuto il sindaco Piccini durante la presentazione a Siena del mio libro, quindi 2 mesi fa. Lo stesso mia madre l'ha conosciuto, aveva avuto modo di conoscerlo in passato semplicemente perché David ha lavorato per un periodo a fianco a Piccini, per un periodo di qualche mese, un annetto penso. Io vorrei farti 100 domande, perché tra l'altro vedo che tu non hai nessun tipo di problema a rispondere a nessuna domanda, ma... Quando uno ha la coscienza a posto e risponde di ciò che fa, quando una persona lotta per ciò in cui crede e non ha niente da nascondere, non può cadere in contraddizione, semplicemente. Io ho rivisto un attimo tutto quello che è successo a lei, ne ho visto la ripresa del giornalista che appunto ti porta l'escort, no? Tu dici che l'importante è aprire uno squarcio, ma pensi che questo signore, se mai è stato sentito, o meglio, questo signore, l'escort, diciamo, che riconosce nelle fotografie gente importantissima, è stato sentito che tu sappia? No, penso non sia stato ancora sentito, non so se resterà anonimo o se farà il passo giusto, cioè farà il passo di andare a parlare con i magistrati, oltre che con le Iene. Io tifo per te, tifo per te, tifo per tua mamma, tifo per la verità. Ti faccio ancora i miei complimenti e un grandissimo bocca al lupo per il futuro della tua vita. Grazie mille, io sono felice che tu mi abbia fatto queste domande, sono felice che tante persone oggi di Agrigento abbiano partecipato, perché io posso parlare quanto voglio, ma se non ho nessuno che mi ascolta e che mi può dare e fare da eco, non ha senso ciò che faccio, no? Quindi è importante che ci siano tante persone come te.